Ed eccoci qua nella seconda puntata delle eccezioni, dove andremo a trattare di Check the Unchecked. Se non hai visto la prima, vattela assolutamente a vedere perché è fondamentale per capire anche questa parte. Vogliamo scendere un po' più a basso livello, ci siamo chiesti perché effettivamente qualcosa è stato definito checked, perché quell'eccezione è stata definita unchecked, quali sono le scelte che l'hanno portata a diventare tale. Ti ho diviso la lezione in due parti, una di teoria alla lavagna, dove parliamo un po' del perché di tutte queste cose, e l'altra lato codice, così se vuoi puoi andare direttamente a vederti un po' di coding. Io te lo sconsiglio perché la prima parte secondo me è quella fondamentale, quella lato codice, boh, il compilatore si comporta in quel modo, ma sono tutte cose che capiresti anche solo guardando la teoria, che è molto più importante. Nella prossima invece vedremo il try catch. Ho voluto fare un po' le cose quasi al contrario, ma secondo me è prima fondamentale capire perché le eccezioni si comportano così e cosa sono, e poi come catcharle, quindi tutta la parte di exception handling. Cominciamo! Dunque, vediamo di capire un po' meglio questo concetto di checked and checked exceptions. Ci stiamo insistendo un po' più del solito, probabilmente anche questa lezione verrà un po' più lunga del solito. So che su YouTube i video solitamente di Java durano 9 minuti, 10, 12, i nostri arrivano 25, 30, 40 volte come lo hit lo stack, ma sono concetti molto importanti. Se spenderai questi 20 minuti della tua vita a guardare tutto sto video, ti assicuro che quando andrai a proporti per una nuova posizione di Java Developer e ti andranno a chiedere le eccezioni, dirai: caspita, Code Brothers me l'aveva detto, questo lo so, e la passerai sicuro. Quindi andiamo a vedere per bene che sono queste checked e unchecked exception. Abbiamo qua l'inner return string. Per farla breve, come si trova in molti tutorial anche, ti posso dire che le unchecked exceptions sono tutte quelle che derivano dalla classe runtime exception o da una delle sue sottoclassi. Tutte le altre sono checked, sono checked exception. Quindi anche specularmente ci sono le checked exceptions, che sono tutte quelle che non sono runtime exception o una delle sue sottoclassi, ma noi vogliamo sapere qualcosa di più, giusto? Intanto, perché si chiamano checked? Perché si chiamano unchecked? Ma chi è che le controlla? Chi non le controlla? Il compilatore. Il compilatore è colui che deve controllare se una eccezione di tipo checked o di tipo unchecked. Come fa a saperlo? Te l'ho appena finito di dire. Controlla di chi è padre. Non capisco se checked e unchecked? Guardo chi estende. Oh, JavaLang runtime exception. So che è una unchecked, altrimenti è una checked. Dopo spero di avere un po' di tempo per mostrarti anche nel codice qualche figata con il try catch e capire meglio il concetto. Vediamo comunque qualcosa ancora di più, scendiamo sempre di più in profondità. Qualche esempio di unchecked: arithmetic exception, array index out of bound, number format, null pointer. Cosa hanno in comune tutte queste eccezioni? Te l'ho scritto: your app is not connected to outer resources. Solitamente le eccezioni di tipo unchecked, non è una regola fondamentale, quindi dogma, ma solitamente nella maggior parte dei casi, quando tu hai un'eccezione di tipo unchecked, non ha niente a che fare con delle risorse esterne alla tua applicazione. Sono errori programmatici. L'ho già detto in un'altra lezione. Errori programmatici significa che è colpa tua, ok? Purtroppo sì. Non hai niente a che fare con gli altri, devi guardare un po' a te stesso. Perché hai diviso per zero arithmetic exception? Cosa ti aspettavi che capitasse? Oppure null pointer exception? Mi sei andato a chiamare un metodo su qualcosa che era null. Perché l'hai fatto? Chi è? Doveva avvisarti qualcuno che era una cosa un po' strana da fare? Dovevi accorgertene tu. O array index out of bound. Se hai creato un array di string grande 10 e mi sei andato a invocare la posizione quindicesima per cercare cosa c'era nella posizione 15, fallo, ma non potevi trovare niente, capisci quello che voglio dire? Sono errori programmatici, sono errori del programmatore. Dovevi pensarci prima. Checked exceptions. Oh, connected to other resources. Abbiamo un file not found exception. Stiamo aspettando un file. Un file potrebbe stare da qualche altra parte. Un file potrebbe stare su Salesforce. Salesforce ce lo invia. E quindi un altro servizio.
quindi stiamo interagendo con altre risorse. SQL Exception, abbiamo un database. Il database potrebbe stare su un server. Il database è anche lui un software in qualche modo, no? Quindi stiamo interagendo con un altro tipo di risorsa. E noi non abbiamo il diritto, insomma, di sbombare anche le altre risorse, gli altri server, le altre persone che lavorano lì, per errori nostri. Questo era il concetto quando si è andato a creare Java con i suoi tipi di eccezioni diversi. Quelli di Java, quando hanno creato il famoso codice, tipo James Gosling, ok? Dietro, tra l'altro ti lascerò anche un link in descrizione, purtroppo non posso citarti tutto perché la lezione verrebbe veramente di un'ora, e non scherzo. Ma lui spiegava anche perché è stato così importante creare le eccezioni tipo checked e unchecked. Voleva dare un modo sicuro, più reliable, quindi affidabile, affinché il programmatore potesse capire in anticipo che c'era effettivamente qualcosa di rischioso. Critical statements, li abbiamo visti in altra lezione, giusto? Quindi, qual era l'idea dietro queste checked exceptions? Che quando tu mi vai a chiamare un certo tipo di metodo, ok? Io voglio informare il programmatore che andrà a chiamarmi, io creatore di quel metodo, voglio andare a informare il programmatore che andrà a chiamare quel metodo che ho creato io, che potrebbe essere rischioso in un qualche modo. Potrebbe sbombare perché non trova il file, potrebbe sbombare perché non riesce a fare la connessione, non riesce a stabilizzare qualcosa, ed ecco che gli dico: senti, sto mio metodo potrebbe lanciare questa eccezione. Quindi tu fai una cosa, o trovi, come abbiamo visto nell'altra puntata, e quindi rimandi la responsabilità a qualcuno da qualche altra parte, oppure mi fai un bel try-catch e gestisci in qualche modo questa eccezione. E questo è il concetto di fondo. Nelle checked exceptions ci si aspetta che in un qualche modo la situazione sia recoverable, ok? Che quindi tu possa recuperare e in qualche modo continuare il flusso della tua applicazione. Ovviamente non è che è sempre così, ma metti che tu mi stai inviando un certo percorso, non trova niente, e io nel mio catch ti faccio: ma non è che magari volevi cercare proprio in quel percorso e non in questo? Gliene suggerisci uno, gli dici di mettere di nuovo il suo file, tipo cane.txt, metti: non è che lo volevi cercare sotto C, documents e cani? Lui prova a inserirlo, funziona, perché magari non aveva scritto bene il percorso, e bam, hai risolto l'eccezione, fum! Però ovviamente non è sempre così. Però l'idea dietro, questo ti voglio passare, l'idea dietro le checked exceptions è che in qualche modo tu riesci a risolverle. Qua sei stato tu, quindi devi tu guardare all'interno del tuo codice, sono solo problemi tuoi e devi migliorarlo in qualche modo. Queste checked e checked exceptions non piacciono a tutti, specialmente le checked ovviamente, le unchecked, pollicione in su da parte di mezzo mondo dei developers, perché qua ti ho listato un po' di problemi, non riuscirò a vederli tutti, magari te li vai a cercare tutti, sto dando solo qualche spunto per poi passare alla parte di codice, ma ad esempio le critiche che vengono mosse a queste checked exceptions è che stimolano, invogliano i programmatori a delle bad practices. O purtroppo l'ho visto anch'io, ma secondo me non è una colpa delle checked exceptions, cioè sei tu che decidi se distruggere tutto il tuo codice non usandole come they are supposed to, quindi come dovrebbero essere utilizzate. Perché bad practices? Perché magari la gente scrive un try catch con il catch vuoto, è una cosa che ho visto io, quindi mi spieghi che senso ha che tu sai che qualcosa sta per esplodere e ci fai un catch vuoto? Praticamente tutta la tua casa sta andando a fuoco e tu dici: ma sì, chiudi la porta e andiamo nell'altra stanza. E quindi è questione di un minuto che anche l'altra stanza prende fuoco. Ma ok, increase coupling vuol dire che tu stai stringendo rapporti sempre più forti tra qualcosa. Cos'è questo qualcosa? Metti che io ho una libreria esterna, va bene? La libreria esterna Super Doggos. La libreria esterna SuperDoggos lancia un tipo di eccezione, SuperDoggos not found, ok? È solo una cosa di quella libreria. Metti che io la sto implementando utilizzando per tutto il codice e avrò ovunque in tutto il codice SuperDoggos not found come eccezione, ma è una cosa sua, non è che la trovo nella JDK, va bene? Quindi, quando mi romperò un giorno della libreria SuperDoggos
perché arriverà qualcosa di ancora più figo che ha a che fare con i lemuri o non so quale altro animale, io dovrò andarmi a cambiare per tutto il codice questo Superdogus Exception, perché tutti i miei metodi tireranno una Superdogus Exception con il throws, ma non esiste più. Translation, perché magari non voglio far vedere all'esterno qualche dettaglio implementativo, ok? Se io ti metto come eccezione magari qualcosa di che ti spiega molto bene quello che sta accadendo, tipo non ho trovato il file in questo punto, non mi viene adesso in mente un nome, ma chair not found, metti che ho questo tipo di eccezione, uno dall'esterno sa che il problema in quel punto è chair not found, non mi sta trovando la sedia, ma io non voglio che all'esterno si capisca che non sto trovando la sedia, è un dettaglio implementativo mio, quindi dovrò fare una translation di vari tipi di eccezioni finché magari la cambio con resource not found exception. Non ho trovato la risorsa. Può essere tutto, ma non voglio assolutamente mostrare, indico lì perché c'è la mia sedia, non voglio assolutamente mostrare che non ho trovato la sedia, è un dettaglio implementativo mio. Non funziona bene tra l'altro con l'ereditarietà, non funziona bene con le lambdas che dobbiamo ancora vedere e sono anche molto expensive, molto pesanti come ti avevo già anticipato nella tradizione. Anzi, effettivamente questa è una cosa abbastanza interessante che posso dirti. Le eccezioni, ti lascio anche un link in descrizione su qualche approfondimento del perché le eccezioni effettivamente sono pesanti. Non è tanto pesante il fatto del try catch. Il try catch è una operazione abbastanza cheap. Molto che non pesa molto, ecco, sulle performance. Quello che pesa molto è quando tu fai new exception. Quando tu scrivi new exception, allora questo è ciò che slowa, rallenta il tuo programma, perché quando tu vai a creare un'eccezione, dentro di sé finisce anche tutto lo stack trace, ok? Infatti c'è un metodo che, se non sbaglio, si chiama fillSinStackTrace, che ha proprio il compito di fillare tutto lo stack trace. Poi ci sono anche altri metodi per tirare eccezioni senza stack trace, eccetera eccetera, ma insomma è questa la parte che può rallentare di decine e decine e decine di volte un blocco try catch. Poi se tu tiri anche ovunque eccezioni all'interno del tuo programma, rallenterà anche il tuo programma. Insomma, queste sono le parti principali secondo me da capire quando un'eccezione tipo checked e unchecked, e anche il fatto che quando tu scrivi poi il throws famoso per rimandare la responsabilità a qualcun altro, quel throws più exception diventa parte integrante della method declaration, ok? Del contratto. Quindi il contratto tra il metodo e chi lo andrà poi a utilizzare. Il contratto, ne abbiamo già parlato nella lezione sulle interfacce, che ti lascio anche quella, boom, giù in descrizione. Adesso andiamo a vedere velocemente nel codice queste checked and unchecked exceptions e come si fa anche il try catch. Ed eccoci qua finalmente a vedere un po' di codice dopo tanta teoria. Sbuchiamo nella nostra classe cane checked or unchecked. Oh, ma cosa ti aspettavi? Quindi qua andiamo a capire bene perché le checked si comportano in un certo modo e le unchecked in un altro. Io spero che non ti spaventerai troppo adesso a vedere il try e il catch. Nella prossima puntata ti assicuro che chiariremo un bel po' di dubbi, anzi sarà sinceramente una puntata abbastanza della morte, perché durerà un po' e ti farò vedere anche dei cani demoni, dei thread demoni e delle altre cose. Andremo a catchare anche uno stack overflow error, ma cos'è sta cosa? E ti farò vedere insomma un bel po' di contenuti, tienti pronto o pronta, non perdertela. Spero che come sempre apprezzerai che i video durano un po' di più, so che sono un po' più difficili del solito di quelli da 9-10 minuti che si trovano normalmente, ma sono concetti, secondo noi, troppo importanti per saltarci a pie pari. Ecco perché vogliamo concentrarci moltissimo su questa checked and unchecked, ad esempio. Metti qua, noi abbiamo un reading dog, ok? Questo cane vuole leggere. Cosa vuole leggere? Boh, c'ha un file input stream, vuole leggere quello che troverà nel percorso che gli daremo, no? Path to file, giusto? Lui si aspetta di leggere qualcosa in questo percorso. Cos'è? pesceperplesso.txt. Lui si aspetta in questo caso di trovare il file pesceperplesso.txt, ma io ti assicuro che non l'ho messo da nessuna parte. Non c'è.
non c'è da nessuna parte un pesce perplesso. E neanche un pesce felice. Non c'è. Quindi lui qua sbomberà. E dato che è una checked exception, il creatore di sto cavolo di file input stream mi voleva mettere in guardia. Ecco perché checked. Chi è che la sta controllando? Abbiamo detto il compilatore. E come fa sto compilatore a saperlo? Entra. File input stream throws file not found exception. Oh, ma che deve dirti di più? È un file not found, extends input output exception, estende exception, basta. Abbiamo già detto nell'altra puntata che a meno che non estenda runtime exception è una checked one, giusto? Giusto. Quindi noi abbiamo adesso qualcosa da fare con sta linea rossa, con questa eccezione. Non possiamo compilare finché non la gestiamo in qualche modo, quindi o rimandiamo la responsabilità a chi ci chiama, quindi il metodo chiamante, o ci mettiamo un bel try catch. Va bene? Il try catch è semplicemente un blocco dove noi ci mettiamo dentro del codice rischioso, lo andremo a vedere meglio nella prossima puntata, intanto te lo spoilerò come sempre. Vado a catcharmi una input output exception per gestirla scrivendo io, cosa sto detto? Io catcho l'eccezione. Quindi lui vedi che è felice, non ha più nessun problema. Ho catchato l'eccezione. Gli ho dato un certo tipo di comportamento. Secondo adesso il compilatore tutto va benissimo, perché lui dice sto programmatore saprà che c'era un'eccezione di questo tipo, farà qualcosa, e invece ci sono io dietro che scrivo solo io che c'ho l'eccezione. Ma siamo in un tutorial base. Un'altra cosa che potevo fare era rimandare la responsabilità. Come rimando la responsabilità? Con il throws. Lo metto nella mia signature file not found, ma adesso la responsabilità è di chi mi chiamerà. E chi è che mi chiama? Lui, reading dog, all'interno del mio main, checked, sta cercando pesce perplesso. Che faccio? More actions, surround with try catch. Ok, posso metterci un try catch nel mio main? Oppure anche nel mio main metto un throws, ma throws a chi? Esploderà. Vogliamo vedere come esplode? Vediamo come esplode, ci piace far esplodere le cose, sì. Boom, tutto rosso, pesce perplesso txt, impossibile trovare il file specificato. Oh, ci aveva pur messo in guardia, il nostro catch non ha avuto tanto successo, siamo esplosi. Adesso invece vediamo l'unchecked exception, ok? Io, intanto, andiamo un po' indietro, reading dog, ti metto un attimo in pausa. Io ho un measuring dog, ok? Measuring dog vuole misurare qualcosa. String to measure. Lui vuole misurare semplicemente la lunghezza di una stringa. Basta, e ce la torna. Qual è il problema? Measuring dog, però, potrebbe tirare una unchecked exception. Noi lo sappiamo, perché noi siamo troppo intelligenti. Il compilatore invece non ci avvisa. Perché dice, è un unchecked exception quella che ci potrebbe essere, quindi non stai parlando con risorse esterne? Cavoli tuoi! Proviamo a far partire measuring dog, gli do un bel null. Potrà mai chiamarmi su null la lunghezza per ritornarmela? Io dico di no. Facciamo partire. Sì, rosso! A noi ci piace. Cannot invoke string.length because string to measure is null. Ok, è null la stringa, quindi null pointer. Cosa vediamo con null pointer? Extends runtime exception. Runtime exception è una unchecked exception. Ok, una runtime exception è una unchecked exception. Quindi sta a noi, nostra responsabilità, dire al programma cosa fare. Quindi facciamo una cosa, anche lei la proviamo a mettere all'interno di un bel try catch. Come si fa? Bene, facciamo il nostro try, mettiamola dentro, mettiamo catch runtime exception x, boom, e faccio x.printStackTrace, così faccio esplodere tutto di nuovo. E no, mettiamo fratello, ma che stai a fa?
Quindi, quando una cosa simile esplode, lui dirà: fratello, che stai a fa? E return. Cosa possiamo ritornare? Magari qua abbiamo un bel int zampa misurata uguale 0. Try zampa misurata uguale string to measure.length. Return zampa misurata. Proviamo a fare in questo modo, no? Facciamo partire. Fratello, ma che stai a fa? Bene, non ci ha trovato niente. Infatti ci sta avvisando. Dice: fratello, che stai a fa? Insomma, muoviti, fai qualcosa, devi risolvere il problema. Ma noi semplicemente stampiamo stringhe nel nostro standard output. Ma cosa ci interessa? Ma misuratela tu la zampa. Un'altra cosa che potevamo fare era throware. Insomma, possiamo gestire anche queste unchecked exceptions, ok? Tipo, se io vado solo a chiamarmi string to measure.length e poi... dove è finito il mio mouse? Return e poi gli dico throws null pointer exception e colui che mi chiama measuring dog lo metto in un try e poi ci faccio un bel catch. Questo catch prende, eh sì, null pointer exception. Oh, shout. Yo, ma non sai fare nulla, sei un cane demone. Quello che vedremo nella prossima puntata. Esistono davvero i demoni in Java? Non sto scherzando, non è una cosa per ridere. So che ogni volta dico tante cose strane, ma questa è vera. Faccio partire. Yo, ma non sai fare nulla, sei un cane demone. Quindi abbiamo capito che anche le unchecked le possiamo catchare, no? Ti darò un'ultima piccola dimostrazione molto evidente delle checked e unchecked, poi ci salutiamo e ci prepariamo, ci teniamo pronti per la prossima puntata sul try catch che sarà impegnativa. Io all'interno dei miei metodi posso tirare nuove eccezioni, ok? E adesso ti faccio vedere una cosa interessante. Questo lo rimettiamo come era prima. Ok, mettiamo un bel void e guarda qua, se io faccio throw new exception, bam, me la segna in rosso subito. Me la segna in rosso subito perché è una checked exception. Add exception to method signature. Ta-da! Ed è felice e poi mi fa l'exception propagation e me la dice di gestire qua sopra. Se invece io faccio throw new runtime exception, non gliene frega niente perché è una runtime exception. Ecco perché prima ti stavo dicendo, quando tante critiche che vengono mosse alle checked exception è che la gente dice: cosa? Mi basta scrivere runtime exception? E allora nessuno si lamenta più di niente? E quindi la gente fa cose strane, cerca di wrappare le checked exceptions in unchecked exception, le cambia. Ma come ripeto, questa è una scelta tua. Non è che vieni invogliato, incoraggiato a comportamenti strani che cambiano le eccezioni. Le eccezioni sono state pensate in un certo modo. Poi se tu le vuoi usare malissimo, è una scelta tua. Comunque, abbiamo visto la differenza tra checked e unchecked e come il compilatore sa e si assicura che tu stai andando a usare la cosa corretta. Insomma, io spero che ti sia piaciuto, che hai apprezzato questa puntata. Io ti auguro un buon coding, ti chiedo un like a sostegno dell'algoritmo e noi ci vediamo il prossimo lunedì. Ciao!